diceva Gentile. Tutto ciò che è sempre nell'atto in cui voi lo pensate. Potete fare questo esperimento e provare voi stessi a superarlo. Se anche pensate una cosa che è al di là del vostro pensiero, già la state pensando. Ed esiste nella misura in cui, nell'atto in cui voi la pensate. Appunto, mediatezza del porre. Tutto ciò che è nell'atto del pensiero che lo pone. Ma poi nell'ambito sociale e politico questo si ritraduce nel fatto che tutto ciò che è, leggi, economia, spread, finanza, sensibilmente sovrasensibile, avrebbe detto Marx, tutto ciò che è esiste come esito di un porre soggettivo e come tale non deve essere rispecchiato, ma deve sempre da capo essere trasformato in vista di una sua conformazione rispetto alla soggettività umana. Vuol dire appunto che le leggi della finanza e dello spread, dell'economia, non sono date e tali da dover essere rispecchiate, ma sono poste dalla prassi umana che si dispiega nella storia e in quanto tali non hanno nulla di definitivo, possono sempre essere trasformate. L'oggetto invece, come lo pensa la scienza, fier in equit, diceva Gentile, non può divenire, sta lì e potremmo dire dato in maniera assoluta. Oggi appunto la filosofia ha il compito di defatalizzare l'esistente. Oggi viviamo in un'epoca di mistica della necessità. Il presente compiutamente peccaminoso, direi con Fichte, sta nel fatto che per la prima volta il potere del capitalismo non si presenta come perfetto, si presenta anzi come imperfetto, ma al tempo stesso come intrascendibile, ingiusto ma non trasformabile, osceno ma non rettificabile. Quello che potremmo dire, quello che perde il potere in estetica della perfezione lo guadagna in forza dell'intrasformabilità, potremmo dire. L'ideologia più suadente e nociva del nostro tempo è quella dell'intrasformabilità dell'esistente, che trova appunto nella concezione della superstizione scientifica dell'oggetto come realtà data indipendentemente da noi il proprio punto d'appoggio principale. La filosofia allora, dicevo, ha il compito di intanto di delegittimare la superstizione scientifica senza però delegittimare la scienza.